è salito a 7 il numero delle persone decedute in Italia a causa del coronavirus. Si chiama smart working, lavoro agile. Permette al dipendente di avere un miglior rapporto vita-lavoro. 168人が新型コロナウイルスに感染したと発表しました. Let's start off by taking a look at the current opera in smart working del 58% delle grandi imprese italiane. Si tratta di 570.000 lavoratori, ma lo spazio di crescita è enorme. La vacuna del virus in buona sostanza consente di svolgere l'attività lavorativa senza quei tradizionali vincoli dell'orario. In Italia il bilancio dei contagi cancella il confine tra giusto timore e psicosi. Le persone risultate positive al coronavirus sono salite a oltre 100, più di 25 sono in terapia intensiva, 2 le vittime. La provincia di Foggia attua lo smart working, il lavoro agile che si può svolgere anche da casa. Good evening and thank you for joining us. Canada is expecting a shipment of surgical face masks to arrive in the next 48 hours. It's a much needed supply, but what's really in demand is N95 respirator masks. Those are proving to be a bit more challenging to get. È lo smart working, il lavoro da casa, il nuovo modo di lavorare. Si chiama smart working ed è una nuova modalità di lavoro cosiddetto agile che prevede la possibilità di operare da remoto, ad esempio da casa. Questo martedì le vittime sono 743, di nuovo in aumento. Ha aumentato la produttività dei lavoratori, il loro benessere e anche l'equilibrio tra vita lavorativa e vita familiare. I numeri in arrivo dall'Italia in questa prima domenica di primavera ci dicono che i morti sono in diminuzione. Thank you.